Ciao amici di YouTube, eccoci nuovamente insieme per un altro appuntamento dedicato ai libri, libri che ci fanno compagnia. Di solito facciamo estate-inverno, e soprattutto per quando si va in spiaggia sotto l'ombrellone, ma no, adesso visto che inizia a esserci quest'autunno, un po' di nebbiolina, insomma si sta bene con una copertina sul divano, lo so, molti di voi direbbero, vabbè, ma si dorme? Sì, però insomma bisogna anche ogni tanto acculturarsi. E così, mentre siamo sul divano, cosa facciamo? Facciamo che leggere, che leggiamo, no, facciamo che leggiamo. Cosa facciamo mentre siamo sul divano? Leggiamo! E allora io sono qui per darvi dei consigli. Partiamo da un libro che in realtà non mi è arrivato da recensire, ma mi è capitato così, in un pacchetto quelli a sorpresa. Sapete quando andate? Questo è successo quando c'era praticamente a Torino la nuova edizione dedicata ai libri. E sotto tutto via Roma c'erano tutte queste bancarelle e sapete quando ci sono quei libri che sono praticamente chiusi in un pacchetto, tu dai un tot di soldini e in cambio prendi un pacchetto che ti piace, ma non sai che cosa c'è dentro. Ecco, in questo caso ho trovato questo libro, un libro di Massimiliano Pedrazzoli, Arborea. Tra l'altro, perché parto da qua? Beh, perché lui in realtà è nato a Mantova nel 1972, quindi alla mia stessa età, ma vive a Curtatone con moglie e due figli, Camilla e Tommaso. Arborea è il suo romanzo d'esordio, ma parto di qua perché? Praticamente mi piace andare sempre a vedere dove sono stati stampati i libri e l'edizione proprio di questo libro è Eques di Giaveno, quindi insomma andiamo in provincia di Torino e quindi andiamo anche in una casa editrice che è delle nostre zone. Di che cosa parla Arborea? Beh, qui ci immergiamo un po' in quello che è un romanzo di fantascienza. Intanto nella pagina, diciamo così, nella prima pagina di solito vengono sempre scritti i ringraziamenti. Alessà, a Massimiliano, anche in questo caso, fa un ringraziamento, lo fa a sua moglie Monia, che con coraggio ha saputo cogliere la vita, ma proprio in prima pagina c'è viene citata una saga irlandese di Cuculain. Cuculain scelse un cammino sbagliato, allora il suo scudo cadde, il suo cavallo gli volse le spalle, la sua spilla lo ferì, si mise in cammino trafitto e la sua forza traboccò. Questo è un po' quello che poi ci porta così, a raccontare questo romanzo. E parla del succo ricavato dalle piantagioni dell'albero della vita che ha regalato all'uomo un'esistenza pressoché illimitata. Thomas Mendel, per non infrangere la legge sul controllo demografico, è messo davanti alla scelta di porre fine alla propria esistenza oppure a quella della figlia nascitura. Una vita, insomma, per un'altra. Arborea nasconde un segreto che potrà dare speranza o disperazione a seconda di chi lo svelerà. Ma che significato ha la foresta? Che cosa cercano il governatore e i finanziatori? Ebbene, l'intricata trama ci porterà a scoprire un sorprendente epilogo. Molto interessante anche questa immagine di copertina con questa terra che è molto arida e che quindi in qualche modo si spacca con, se vogliamo, quasi una scena da The Day After, ma poi allo stesso tempo un raggio di sole che può, insomma, svelarci anche quella che sarà la scelta da fare. Quindi questo è un po' il primo libro che così vi volevo proporre e tra l'altro questo è anche per dire, va bene, ogni tanto quando trovate anche questi libri che sono chiusi in questi pacchetti, ma sì, date i soldini e prendetelo a casa, vedrete che sarete comunque soddisfatti. Rimaniamo a Giaveno, non tanto quanto edizioni, ma in realtà rimaniamo a Giaveno perché il prossimo autore è proprio di Giaveno, abita a Giaveno. In realtà prima abitava a Torino, poi si è spostato a Giaveno. Voi mi direte, ma dove è Giaveno? È nella Val Sangone, giusto? Nella Val Sangone, ok. Giaveno vicino ad Avigliano, dove insomma ci sono i due laghi, il Lago Piccolo e il Lago Grande, che vi ho anche mostrato in un altro video. Ebbene, dicevamo, rimaniamo con questo autore, Marco Gabiani, che scrive un libro, o meglio un romanzo apocrifo.
si praticamente decide di mettere insieme due personaggi storici, se vogliamo. Uno Sherlock Holmes, quindi il famoso investigatore, e l'altro è Dante, quindi questo poeta che in qualche modo è stato ricordato anche in questi anni, è stato anche festeggiato per i suoi 700 anni della sua nascita. Ebbene, lui perché ha messo insieme questi, diciamo così, questi due poeti, se vogliamo? Si riporta a così a raccontarlo nel retro di Copertina, dove dice: Dante non si è limitato alla struttura dei tre regni del cielo, inferno, purgatorio e paradiso, ma persino l'architettura dei vari gironi e cerchi, i castighi e le pene sono descritti come mai nessuno aveva fatto prima, compresa la Chiesa stessa, e fanno parte ormai dell'immaginario collettivo. Ma è stato lui ad inventare buona parte di quanto riporta, anzi, il poeta dice chiaramente di aver visto ciò che racconta. E allora vi porto un po' a scoprire Sherlock Holmes, il cammino del poeta. E Marco con questo libro praticamente vuole raccontare anche un po' come si è, diciamo così, avvicinato alle vicende di Sherlock Holmes. Si è avvicinato grazie a suo nonno, classe 1891, che comincia a leggergli i primi racconti del detective inglese quando aveva appena 9 anni. E da lì, insomma, nel giorno esatto del compleanno di Marco, il nonno gli regala uno studio in rosso, che è la prima edizione del 1936, e gli dice: quando festeggerai 14 anni avrai un altro libro. E da lì continua a ricevere praticamente i libri della saga di Sherlock Holmes. Che cosa decide di raccontare? Beh, decide di cercare di svelare un mistero che io non vi sto a spiegare, ma vi invito ad andarlo a leggere. E vi dico solo che i protagonisti sono tanti, sono anche protagonisti storici, quindi c'è stata dietro anche una bella ricerca storica. E inizia così: chiamati da un giovane amico per ritrovare una persona scomparsa, Sherlock Holmes e il fido dottor Watson indagano sulle pagine di un antico libro per ritrovare un sentiero sepolto nel passato. Affronteranno viaggi futuristici, percorsi nascosti sotto le viscere della terra, e un generale della Royal Navy britannica, autore della guerra anglo-zanzibariana, pronto a tutto per svelare il segreto alla fine del cammino del poeta. Quindi, Delos Digital, questo è Marco Caviani, Sherlock Holmes e il cammino del poeta. Passiamo ad un altro libro. Senza neanche farlo apposta, sempre più cupo la copertina, sempre più un colore scuro, nero, e in questo caso un'immagine che l'autrice stessa ha scattato e ha deciso di utilizzarla per la copertina del suo libro. Lei è Patrizia Cappa, è doglianese, quindi è del 1963, e scrive appunto questo libro che si intitola Self Isolation, la vita nonostante, in un periodo di pandemia in cui la maggior parte anche degli autori ha deciso di scrivere un po' quella che è stata la sua storia appunto durante la pandemia. E lei dice in questo libro, insomma, si parla appunto di pandemia che ha sconvolto per mesi la vita di milioni di persone e non ha impedito però al mondo effettivamente di andare avanti. Le emozioni sono sopravvissute, le persone nonostante le difficoltà hanno continuato a lavorare, a studiare, a vivere, a incontrarsi, a amarsi. Però c'è lei, Raffaella, moderna emigrata dalla Lombardia alla Gran Bretagna post-Brexit, alla ricerca di un lavoro migliore, che si ritrova a suo malgrado disoccupata proprio a causa, dicevamo, della pandemia. E le viene offerto un posto come guardiana in una villa isolata nella campagna. Qui inizia per lei una lunga serie magica di coincidenze che la porteranno prima a conoscere virtualmente Sonny, un affascinante manager di origine indiana, e poi Michael, un aspirante scrittore. Beh, il suo primo libro, che racconta proprio l'amore tra i due protagonisti, sconvolgerà le loro vite rendendoli famosi in tutto il mondo. Divisa tra i due uomini, Raffaella vivrà letteralmente la passione a cavallo tra la Gran Bretagna e l'Italia, ma il finale a lieto fine, non è del tutto garantito, insomma. Per una volta forse non finirà bene,
o finirà bene, non lo so, non possiamo svelarvelo noi. Intanto lo capirete solo 20 anni dopo, in un mondo che è cambiato purtroppo irrimediabilmente. Oltre all'amore al tempo della pandemia, quindi un sottile messaggio si insinua proprio tra queste pagine, un invito un pochettino a ripensare al nostro stile di vita per un futuro migliore e possibile. E qui sorge la domanda: e come ha cambiato la pandemia, che ormai ci possiamo dire forse lasciata alle spalle più o meno, insomma, come ha cambiato la vostra vita, se l'ha cambiata? Avete pensato al futuro migliore possibile? Quale sarà mai il futuro migliore possibile? Poi abbiamo ancora 3 libri, che bello, dai colori scuri passiamo ai colori chiari senza neanche farlo apposta. Qua siamo invece 2 libri che mi sono arrivati dal Cielo Stellato Edizioni, una casa editrice di Cuneo, quindi insomma molto vicino a noi. Il primo libro è di Max Mao, Il Cavaliere Servente. Beh, intanto già la copertina è qualcosa un po' da cercare di capire, questo tulipano che è un po' porporo, insomma di color violaceo, con queste macchie che possono essere delle macchie di colore buttate così su una tela bianca, ma allo stesso tempo a me, boh, non lo so, mi danno l'impressione anche un po' di un sangue, qualche cosa, qualche schizzo di sangue che scappa e insomma va a sporcare anche i muri. Però sullo sfondo della bolla dei tulipani è un appassionante viaggio tra 3 improbabili condottieri destinati a un'impresa in grado di cambiare il corso della storia. La narrativa fantastica di ambientazione storica sta proprio per conoscere 3 nuovi eroi, e quindi insomma questi 3 nuovi eroi vengono a far capolino all'interno di questo libro, che intanto nel capitolo 1 e anche come viene usato proprio il font del capitolo 1 ci fa capire che siamo in una parte storica e iniziamo dal secolo XVII, quindi siamo nel 1600. Anche in questo caso Max Mao così fa una dedica alle sue muse, che sono Monica e Selina, e a Luigino, che è quasi riuscito a sbrandarmi, così lui dice. Ma Max Mao chi è? Beh, è sicuramente un autore che nasce in provincia di Cuneo, quindi sono libri che rimangono sul territorio. Nel 1964, appassionato di lettura e teatro, pensate che ha organizzato la sua prima tournée teatrale all'età di 9 anni, portando in scena uno spettacolo di burattini Pancia Allegra, dal nome del personaggio da lui stesso costruito, che ne era protagonista. Beh, da allora poi ha continuato la sua storia scrivendo racconti, poesie e qualche racconto è diventato anche uno spettacolo che l'autore sta portando nei vari teatri. Quindi insomma vi invito anche ad andare a leggere questo libro, Max Mao, Il Cavalier Servente, che fa parte anche della collana Raccontami una storia. E sempre della collana Raccontami una storia, e sempre del Cielo Stellato Edizioni, ecco l'altro libro. Che cosa vi fa pensare questa immagine di questa copertina? Allora, appena l'ho visto, a me dava l'impressione di Valentina, di Crepax, ma forse probabilmente solo il taglio del caschetto e un po' questa bocca rossa. In realtà questo libro è di Giovanni Ingrosso e si chiama Susanna, incontro al destino. Lui è di Bari, quindi questo autore è di Bari, è 1953, laureato a Pavia in scienze politiche, ma è laureato anche a Torino in scienze strategiche. Insomma, ha fatto tutta una sua serie di libri e per il Cielo Stellato ha recentemente pubblicato un romanzo di spionaggio. Ma noi non guardiamo il romanzo di spionaggio, bensì ci addentriamo in quello che è questo libro, Susanna incontra il destino. Nadia, che è la protagonista, fermò la moto, scese, si tolte la budoioska, scrollò i capelli neri a caschetto alla Louise Brooks.
Quella pettinatura era decisamente poco militare, ma serviva per una delle personificazioni che interpretava in quella città in guerra, per conto del comando del gruppo. Nadia non si chiamava Nadia, ma Susanna con la Z, perché era un ungherese di Siofok. Susanna e Oswald lavorava da 4 anni per il gru e a reclutarla era stato uno strano tipo, un figuro grosso come una casa, con una faccia larga e piatta e con 2 occhi a mandorle come 2 fessure che ogni tanto si spalancavano in un'espressione vivacissima, e lui si chiamava Abdul Ilik Pielesk. Ecco, questo è un po' l'inizio, se vogliamo, del libro di Giovanni Ingrosso, Susanna incontra il destino, sempre per il Cielo Stellato Editore. E andiamo a chiudere con questo libro che ci riporta un po' in un mondo diverso, nel senso, non nel mondo del romanzo, neanche della fantascienza, della scienza, ma se vogliamo ci riporta un po' a scoprire quello che è un mestiere, l'apicoltore. Molto spesso e anche ultimamente si è sentito parlare di api e di come in qualche modo difenderle, e allora questo libro vuole accompagnarci in un viaggio proprio che ci permette di conoscere l'universo delle api, cercare di capire anche i segreti ancora per qualche senso avvolti nel mistero. E questo è un lungo percorso che ci guida anche verso la conoscenza di questo meraviglioso insetto che ci affascina, ci attrae grazie al suo impeccabile ordine sociale. E poi anche molto laboriosa, lo sappiamo, l'ape è molto laboriosa. Allora, devo dire la verità, che sentire parlare di ape, devo dire che ok, ci affascina, ma sappiamo tutti che insomma ci danno un po' fastidio, soprattutto perché abbiamo paura che ci pungano, però effettivamente il miele lo mangiamo tutti quanti, quindi dovremmo cercare anche di preservare questi insetti. Mi fa molto sorridere il titolo, perché mette insieme 2, se vogliamo, protagoniste che in qualche modo vengono d'estate, non solo, a cercare di infastidire anche quando siamo a tavola, cioè l'ape e la vespa, quindi un apicoltore in vespa, inteso questo senso, vespa come mezzo di locomozione per raggiungere le arnie, ma io invece vespa lo intendo anche un po' come la cugina buona o cattiva, non lo so, dipende dai punti di vista, dell'ape, che sono quelle cugine che entrano in casa e tran, in un attimo vogliono farti fuori anche se è casa tua. Ecco, io l'ho interpretato così. Comunque lui, Maurizio Ghezzi, nasce a Milano nel 1957 e insomma ci racconta questo mondo molto interessante delle api e insomma di tutto quello che l'ape operaia non solo ci porta poi sulle nostre tavole, che è il miele. A voi piace il miele? A me più o meno, lo dico sinceramente, non è che mi faccia impazzire, però va bene, insomma, sono tanto laboriose e questo è una cosa bella. Va bene, niente, questo era per dirvi un po' qualche libro di autori locali o comunque libri, diciamo, meno conosciuti, che però vale la pena leggere e che ci portano ognuno a suo modo in un viaggio che può essere dal fantastico al, o se vogliamo, anche a quello che può essere, non so, la vita di tutti i giorni, quindi il quotidiano, o ancora all'indagine, quindi un pochettino al noir, al thriller o ancora al giallo. Quindi insomma queste sono le mie, diciamo così, selezioni, o meglio quelle che mi sono state inviati e che io ho voluto condividere con voi. Quindi spero che in qualche modo questi libri possano entrare nella vostra libreria. Nel frattempo, come sempre, vi chiedo di darmi dei suggerimenti se avete letto qualcosa o se, non lo so, vi è stato regalato un libro, non l'avete ancora letto, ma magari volete condividere con noi, insomma, quello che avete nella vostra libreria.